vecchi e quelli nuovi. Quindi apro semplicemente facendo un cenno di quello del mio percorso su questa materia in particolar modo. Chi mi conosce ovviamente lo sa già. Comunque, in breve, in brevissimo, sono una persona normalissima che gran parte della vita ha avuto una vita altrettanto normalissima, casa, ufficio, figli e tutto quanto, che però nel percorso si è fatta delle domande e si è detto a un certo punto: ma è tutto qui? Tutto quello che c'è nella vita, tutto quello che io devo fare è solamente portare avanti una famiglia, crescere dei figli, andare al lavoro e poi? Cioè, qual è veramente la mia missione? È sembrato che a un certo punto della mia vita mi sia arrivata un po' una risposta. Non c'è niente che viene a caso e mi sono ritrovata parallelamente al mio lavoro, un lavoro impegnativo perché lavoravo in una banca, quindi ero un direttore di una banca e quindi di responsabilità e di, insomma, un po' pesantuccio, ecco, per abbinarlo alla famiglia e tutto il resto. Ma ciononostante, diciamo, qualcosa mi ha portato verso delle conferenze, dei convegni che mi hanno cominciato a far capire effettivamente quale potesse essere la mia strada vera, cioè che veramente non finiva tutto lì. E allora da lì ho cominciato facendo così, portando avanti delle letture, dei seminari, parallelamente al lavoro sempre, quindi erano due vite. Però diciamo che questo ha fatto sì che io mi sentissi un po' interiormente più realizzata, avessi trovato me stessa. Quindi tutto quello che avveniva poi chiaramente era supportato da quello che avevo dentro io. Morale, ho fatto un percorso Reiki, un percorso di master, poi altri seminari dalla psicosintesi al Diksha o quant'altro. Ho avuto diciamo la fortuna, ma non c'è, anche qui non è un caso, di vedere proprio un filmatino sulla mia pagina Facebook riguardo l'allineamento vertebrale, messo da una persona che conosco e che è uno scienziato e che si chiama Daniele Gullà, che vive a Bologna e che ha una strumentazione che è praticamente analoga a quella che per molti versi è quella che ha la NASA. E lui ha fatto un reportage fotografico andando proprio alla scuola dell'allineamento vertebrale, che è sbarcata in Italia da qualche anno e dalla Germania. E lui è andato e ha monitorato tutto questo. Io, siccome tra l'altro è un percorso che si basa proprio sul discorso Reiki, la formazione Reiki, e quindi me lo sono sentito congeniale. E quindi ho voluto prendere informazioni direttamente con lui, del quale mi fido perché è una persona che viene chiamata a diverse università per il monitoraggio di campi elettromagnetici, fotonici e quant'altro, con tutti questi strumenti. Quindi è stato per me, insomma, una conferma. Io so che è una gran persona, mi posso fidare. E lui mi ha detto: credimi, è una cosa spettacolare, dà delle grandi risposte. Ho visto io stesso delle cose che sembrano incredibili, ma ci si basa tutto comunque su una risposta energetica, fisica. E quindi niente, lì ho cominciato. Allora, la prima cosa che ho fatto, l'ho testato su di me. E io ho avuto una reazione particolare, una reazione che ho constatato che praticamente soffrendo di scoliosi dalla nascita, in poco tempo, nell'atto proprio di questo intervento, si è azzerata. E il mio bacino, che era, come quasi per tutti, non in asse, perché aveva una rotazione che portava sempre una gamba a essere più lunga e una più corta, è andata a posto immediatamente. Però diciamo che io l'ho fatto non pensando ai miei altri piccoli guai, quindi a una cifosi al collo, portavo i plantari per una brutta metatarsite, quindi 3 ortopedici, 2 paia di plantari, esami eccetera, fatevo il conto, 1000 euro non sono nulla. E quindi per sentirmi dire che non potevo fare niente, non c'era verso. E soffrivo molto di questa cosa, mi sentivo limitata.
Bene, ho fatto una scoperta che dopo 4 mesi la cifosi al collo si è spianata da sola. E i plantari che dovevo mettere per forza ed ero limitatissima comunque, dopo 7 mesi li ho lasciati perché non ne avevo più bisogno, infatti non li porto. Quindi lì dove la medicina ufficiale non è arrivata. Quindi questo è un po' quello che è successo sulla mia pelle. Ora io ho intenzione di parlarvi un po' di quello che è un pochettino la storia e in cosa consiste. Dopo avremo un filmato dove qualcosa vedete rispetto a quello che insomma è successo a me e ad altre persone. Partiamo un pochettino con delle considerazioni. Allora, Ippocrate diceva che la colonna vertebrale è la colonna della salute, perché sta tutto lì dentro, tutte le informazioni sono lì, tutti i collegamenti sono lì, i corpi sottili sono agganciati lì attraverso i chakra e quindi e tutto nasce da lì. Yogananda, infatti, a Boston, io l'ho visto proprio in un filmato, è stato ripreso davanti a 6.000 persone, che diceva che nella colonna vertebrale c'è Dio, proprio perché tutte le informazioni che noi abbiamo sulla nostra vita, il nostro passato, nel DNA, e sta tutto dentro la colonna vertebrale. Quindi si può capire che c'è di tutto, c'è anche esperienze antiche che ci possono gravare. Allora, per dire un pochettino due parole sulla storia dell'allineamento vertebrale, dico che è stato fondato questa cosa, questa scuola, in Germania da Anne Hubner e Piotr, aspettate, e il Kunowitz, e che ambedue, quando si conobbero, avevano subito degli incidenti con la frattura, cioè col bacino compromesso completamente. E allora da lì, siccome niente viene a caso, si sono trovati per studiare attraverso manipolazione, attraverso tecniche varie, tutto come risolvere questo problema che per loro era proprio di vitale importanza. E da lì cercavano di risolverlo anche per le altre persone. Quindi dover trovare una formula per poter dire abbiamo scoperto come risistemare un po', smettere di soffrire e sistemare un pochettino il bacino. Dalla nascita Anne aveva il dono medianico. Lei attraverso questo dono, visto che tutte le loro sperimentazioni non portavano a nulla, perché dalle manipolazioni a delle rimedi che erano però temporanei, tutto era, non era nulla di definitivo. Quindi, attraverso probabilmente questo grande desiderio, ha fatto sì che gli pervenisse, attraverso la canalizzazione, che lei aveva questa apertura per cui poteva benissimo poi tradurla, diciamo, quello che poteva fare attraverso le sue guide. E gli è arrivata un'indicazione giusta. Una grande apertura spirituale che andrà a generare un flusso di energia fotonica. Questo lo vedrete poi attraverso poi la documentazione di Daniele Gullà, perché l'ha proprio documentata con tutti i suoi dispositivi. Cosa consiste? Posizionando con intenzione sulla colonna vertebrale del soggetto, ne permette, quindi questa energia ne permette, lo spostamento con il raddrizzamento del bacino, con conseguente nuovo assetto di postura che coinvolge anche la lunghezza delle gambe. Perché? Perché un bacino storto porta come conseguenza l'appoggio diversificato della gamba, una risulta essere più lunga e una più corta. Cosa succede a lungo andare? L'usura del bacino. La testa del femore, dove struscia di più, piano piano negli anni diventa un problema. Poi in vecchiaia bisogna operarsi. E quindi questo è, e quindi dolori, poi la colonna naturalmente, cioè in un assetto che non è in equilibrio ne risente un po' tutto, no? In Germania viene fondata questa scuola che praticamente riesce ad allineare 400.000 persone e su 100.000, dico 100.000, sono riusciti ad avere i risultati radiologici. Per cui documenti in mano prima e dopo sono andati lì al ministero e gli hanno detto questi sono i risultati con questa tecnica e l'hanno approvata legalmente dal 2005. Quindi questo già vi fa capire come siamo distanti, no? Tra
la Germania, che pure siamo in Europa, ma è il modo di pensare nostro che ancora queste cose le guarda magari in maniera non proprio seria, diciamo come lo meriterebbe. La scuola è sbarcata in Italia, tutto sommato non è tanto, sono pochi anni e saremmo in circa un 130 in tutta Italia in questo momento come allenatori, però vedo che la formazione va molto avanti e quindi macinano, ecco. E questo porterà anche una diffusione, una maggior conoscenza, insomma. Allora, la colonna vertebrale, se dobbiamo fare questa considerazione, non è solo una componente dello scheletro, ma è soprattutto il nostro supporto spirituale. Quindi, come dicevo prima, contiene tutte le informazioni. Bisogna considerarlo come un organo che si sviluppa collegandoci al cosmo e alla madre terra, perché in effetti noi siamo un ponte, dobbiamo essere ben radicati a terra. E abbiamo un primo chakra, che non sa cosa sono i chakra, io dico che sa, chi non lo sa. I chakra sono ruote attraverso le quali i vari corpi sottili, noi abbiamo più di un corpo, ce ne sono altri che sono di frequenza più bassa, cioè più alta e non li vediamo, e prendono e interscambiano energia con l'esterno. No? E quindi sono tutti collegati alla colonna vertebrale, questi chakra. Bene, il primo che è praticamente attaccato al coccige e quindi interscambia l'energia con Madre Terra. Il settimo è qui alla fontanella, praticamente, che interscambia l'energia su piani alti. E quindi di fatto siamo un ponte tra cielo e terra. Tutte le esperienze del nostro vissuto derivate da vite precedenti sono conservate lì, nella colonna. Anche il carico di memorie ereditarie, nonché tutte le esperienze prenatali di vissuto emozionale, determinano la posizione e la disposizione delle vertebre. Sarebbe come camminare con uno zaino pieno di zavorre, le memorie antiche cellulari che magari pesano, gravano, che portano distorsione alla colonna. E quindi, piano piano, c'è chi. Per esempio, si vedrà poi ad alcune foto, ma ho allineato bambine di 4 anni io. Qui c'è anche un neonato. Ma bambine di 4 anni che già avevano un problema notevole al bacino, eppure non avevano avuto nessun tipo di trauma nella loro piccola vita, ma sono nate così. Quindi quelle sono certamente antiche memorie cellulari che poi l'avrebbero portate sicuramente a problemi seri al bacino e alla testa del femore. L'inclinazione del bacino si ripercuote su tutto il sistema scheletrico, deformandolo. Ci sono conseguenze fisiche, perché io ho avuto persone con un bacino fortemente storto e perdevano l'equilibrio. Quindi perdita di stabilità, dolori, gambe diverse nella lunghezza. E tutte le articolazioni in conseguenza sono sbilanciate, portando a serie patologie negli anni, perché poi sul subito è un discorso, ma man mano che la cosa. Tanto non si torna indietro da queste cose, non si torna, neanche con le operazioni poi si possono risolvere più di tanto, perché salvo casi particolarmente gravi, però insomma permangono delle situazioni che anche l'operazione in effetti insomma, va fatta in casi limite, ecco. Però c'è da dire questo. Oltre alla parte visibile dell'uomo, questa condizione compromette anche la parte invisibile. Quindi, come dicevo prima, noi abbiamo più corpi sottili che fanno capo poi attraverso questi chakra, queste ruote di interscambio alla colonna vertebrale. Quindi, se non c'è un assetto, diciamo, anche di questi corpi sottili, per mezzo di queste informazioni che gravano, questa condizione compromette anche la parte invisibile, come tutto il sistema energetico dei chakra, dei meridiani, che sono i meridiani sono le autostrade energetiche che abbiamo nel corpo e che sono state studiate anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ci sono proprio dei libri su questo, quindi l'agopunturista si basa proprio su queste linee per poter
stimolare, diciamo, energeticamente con l'agopuntura determinate zone. Quindi, come tutto il sistema energetico ne può risentire, quindi chakra e meridiani per cui l'uomo perde energia causata da blocchi. Perché, in definitiva, è così, l'energia si comporta come l'acqua, no? L'acqua si sta ferma, che succede? Marcisce. E l'energia è uguale. Intorno all'uomo si deve muovere, intorno a tutta la natura si deve muovere l'energia, perché se non si muove i blocchi causano un deterioramento. Nell'uomo, a seconda di dove colpisce il blocco, colpisce in un certo chakra che poi si trasferisce in una certa zona del corpo e porta danni a quel gruppo di organi. E quindi diventa poi tutta una problematica, perché si deve parlare sì di una zona, ma l'uomo è uno intero. È un tutt'uno, quindi energeticamente, da un punto di vista poi di energia condensata, quando si entra poi nella fisicità, e quindi ne risente un po' sotto tutti i punti di vista. Quindi calo di rendimento, abbassamento di difese immunitarie che causano inconsapevolezza e depressione. Quindi è tutta una serie di cose che, da un punto di vista sia fisico, sia sottile, e se non c'è un vero assetto, una vera centratura, ci sono perdite di energia e problematiche da tutte le parti, sotto tutti i punti di vista. Per questo l'allineamento funziona proprio come un vero bottone di reset, che riporta il soggetto sotto il vero ordine divino che agisce su tutti i livelli. Quindi, cosa significa questo? Che a seguito di questa iniezione di energia fotonica, che va proprio a ripulire le antiche memorie della colonna vertebrale e porta via istantaneamente tutte queste zavorre, la persona si ritrova a scendere, quindi dopo al massimo dura poco di per sé l'allineamento, quindi noi c'è tutta una serie di cose, eccetera, eccetera, però questa persona ne esce come resettato, come se tornasse ad essere quello come da DNA avrebbe dovuto essere, quindi non gravato da altre problematiche, altre situazioni che lo hanno fatto piegare su se stesso. Tutto ciò che è visibile si può dire che è solo la punta dell'iceberg in realtà. Instaurandosi questo ordine, il soggetto acquisisce la guarigione spirituale, ricevendo maggiore consapevolezza, un ampliamento della coscienza, maggiore serenità nella vita, pulizia da blocchi emozionali, che stimola e favorisce anche l'autoguarigione nel fisico. Quindi è come se alla fine, cioè questa guarigione avviene prima interiormente e poi si riflette nel fisico. È tutto molto molto veloce. Veloce per il grosso, come ho detto prima, l'ho provato su me stessa, lentamente fa il resto. Quindi, in una volta sola, chiaramente mi dicono perché una volta? Perché basta una volta per fare una pulizia. Una volta tolti, questi blocchi sono tolti. E quindi non c'è bisogno di ritornarci un'altra volta sopra. E quindi è comunque questa energia incamerata continua a sestare piano piano anche nel tempo. Infatti io, vabbè, qualcuno già c'è che può fare delle testimonianze, arriveranno anche altre persone, spero più tardi, comunque di cose che sono successe dopo. Io l'ho detta la mia, dopo 7 mesi ho tolto i plantari, quindi cosa vuol dire? Che mi è cambiata la postura, come camminavo, non solo la colonna in sé per sé, ma tutto il resto. Ma hai avuto dei dolori tipo in questi 7 mesi, No, il cambiamento della postura? no. Ma è possibile, Io ho avuto. casomai? Ma è difficile, ci devono essere delle situazioni molto, molto pesanti, per cui per qualche mese si possono sentire ecco, dei fastidi, perché Cambia l'assetto è diverso veramente forte. il muscolo. No, io non me ne sono accorta. Io sono stata, fai conto, dopo l'allineamento, dalla sera ho sentito una grandissima stanchezza, dolori alla schiena perché mi sentivo bruciare dove avevo la scoliosi.
proprio bruciare e sono praticamente ho dormito quasi 2 giorni. Mi sembrava che qualcuno mi avesse passato su con una schiacciasassi sulla colonna vertebrale. Però è comprensibile, io lo dico, non a tutti fa così, però è normale se si sposta tutto lo scheletro. Pensare che lo faccia gratuitamente è impossibile, ma non è una cosa da dire, beh, ho dei dolori pesanti, no, assolutamente no. Sono Traumatico. dei doloretti, ti senti un po' spossato, però capisci che tutto questo ti si sta muovendo dentro e ti riporta, ti resetta, ti mette in un altro assetto completamente e che non cambierà mai più. Quindi una volta assestato e quello e basta. Quando per esempio le persone mi dicono, mi sono capitati molti casi, molti, di persone che magari, che so io, hanno preso le impronte. Cioè, io come faccio sottoscrivere nella lettera di Malleva, perché esiste questa, io non sono un medico e non dirò mai a nessuno, interrompi questa cura al posto di un'altra. Mai. Da me non verrà mai fuori. L'unica cosa che posso dire, se porti un plantare, se porti un apparecchio, ti dico, aspetta un momento, vai. Fra un pochino, ritorna da chi te l'ha fatto e ti fai ricontrollare, perché 99 su 100 non sei più quello. E infatti ne ho avuto delle riprove. La bambina aveva già fatto le impronte, dopo l'allineamento non andavano più bene. Quindi aspetteranno, diciamo, l'assestamento, il grosso dell'assestamento e valuteranno se rifarlo oppure no. Certo. Quindi è perché si modifica tutto nel momento. Quindi lì per lì questa modifica la puoi anche sentire. Poi ci sono persone che non sentono assolutamente niente. Quello è soggettivo, ogni anima poi risponde per come risponde. Però si possono percepire anche dei cambiamenti dopo, una persona lo sente anche nel modo di porsi, nel carattere, che c'è un pochino più determinato, più lucido nelle scelte. Più deciso, ecco, più se stesso, in poche parole, non è un altro, non è sfasato, è sé, perché non si va a interagire con l'apertura dei chakra, quindi con l'apertura dei canali, non è questo, è proprio un riassetto, la persona è più centrata e quindi anche nella vita si muoverà in maniera più centrata e più consapevole, riguardo le tematiche di tutti i giorni, le scelte e quant'altro. Quindi è proprio quello che si vede da un punto di vista fisico. Io dico, le persone giustamente si presentano perché hanno problematiche fisiche anche piuttosto gravi, ma in realtà questo, per quello che so io, è una conseguenza, va addirittura in secondo piano. Naturalmente, dopo tutto questo, io asserisco che aiutati che Dio ti aiuta, cioè. Non mi andare a sollevare una damigiana piena di liquido in una maniera sbagliata, perché non puoi dire non ha funzionato l'allineamento, ma sei te che ti fai del male. Quindi le cautele, sia di questo tipo, no? Soprattutto in relazione all'età, chi ha già un'osteoporosi non può pensare che con l'allineamento ti ritorna fai la cura di Menanni. L'osteoporosi c'è, ti rimane. Certo, starei molto, molto meglio di prima. Così come per esempio le lesioni. Se ci sono delle lesioni esistenti, non si può pensare che vada a lavorare in un certo qual modo azzerandole. Questo non è pensabile. Però, per esempio, io parlo sempre per quello che ho vissuto, per gli esempi che ho, persone che hanno anche 2 o 3 ernie, che sono venute, ma non è che si può pensare che gli vadano via l'ernia, ma stanno meglio perché. Perché se c'è una colonna così, comprime sull'ernia e si infiamma più spesso. Se invece a seguito dell'allineamento la colonna è perfettamente dritta, anche le vertebre sono un pochettino più distanziate. Quindi io stessa che soffrivo molto di sciatalgia, era sempre, ce n'avevo spessissimo. E devo dire che, salvo se non faccio qualcosa magari soprappensiero e mi pongo male, però di solito adesso che ho più anni di prima non ce l'ho questo problema. Quindi ecco, è comunque un aiuto, un sollievo anche dove ci sono delle patologie, diciamo, delle lesioni, ecco.
Ci sono delle controindicazioni, cioè lo sconsiglieresti a qualcuno per qualche motivo? So. Uno. Uno solo. Sono stato avuto degli interventi di vista la placca? No. Coadiuva aiuta l'operazione. Io ho avuto diversi di operati. E completa l'assetto aiutando quella che è stata l'operazione. Quindi anche insomma, una protesi a un'anca piuttosto. Benissimo, che... perché tutto il resto si calibra e quindi graverà ancora meno su quell'anca lì, perché più in equilibrio, più un assetto e completa le operazioni. Io ne ho avute tante di queste cose. No, una cosa io non faccio e quindi lo chiedo quando c'è un pacemaker. La botta di fotonica che arriva te lo può mandare in tilt, quindi se c'è qualcosa che non è inerente al corpo, è un corpo estraneo con un macchinario che va a pile magari, ecco, io in quel caso lì, ma neanche il Reiki li faccio, perché si sa che è energia che può interagire, cioè ti può fermare un orologio, ti può fermare anche il pacemaker, perché non è umano, semplicemente. E quindi io dico che l'unica controindicazione è quella. Poi naturalmente come si va a toccare l'assetto energetico delle persone, se hanno dei problemi psicologici gravi, ecco, lì consiglio un po' di ritrovarsi un attimino prima di andare a poi a interagire su corpi sottili. Bisogna che un attimo svolgano un certo tipo di lavoro prima. Di un percorso, sì, per avere dei risultati più ottimali, però insomma non ho mai avuto un solo caso che è uscito da quella porta uguale a come è entrato. E io dico, non so come le persone reagiscono, però per queste centinaia di casi che ho visto, tutti quanti hanno riportato diciamo un cambiamento radicale sul subito, ma percentuale elevatissima. Poi quel che so io ci può rimanere un ritocchi, no? Un po' qua po' là, un 20%, un 10% che magari mi arriva alle telefonate e mi dicono posso raccontare un caso. Questo è di ieri l'altro, quindi una persona a me molto vicina, un ragazzo, e ha fatto l'allineamento, quindi con un po' di scoliosi, un po' di dislivello al bacino, si sa, solite cose, nulla di che, però alla nascita aveva avuto un problema, diciamo, gli avevano, come dire, lesionato il tendine del braccio nell'atto proprio di tirarlo fuori della nascita, per cui questo ragazzo ha sempre avuto delle problematiche di forza, anche se diciamo, vedendolo, la muscolatura è uguale e tutto, però questo tendine non gli ha potuto mai consentire di avere la stessa forza rispetto all'altro braccio. Bene, e quindi tutto perfetto, però questo particolare lo sapeva lui, ecco. Ho fatto l'allineamento, dopo qualche giorno mi telefona e mi dice, senti, io, c'è una cosa straordinaria da dirti. Cioè, perché io tutte le volte che dovevo alzare un peso sul braccio, che appunto ho avuto questo problema, io compensavo con la spalla e la scapola, no? Per tirare su il peso. Mi sono accorto che ho agito di muscolo e la scapola e la spalla sono rimaste al loro posto. Cioè, questo lo poteva sapere solo lui. Io nemmeno, non me lo sono immaginato, infatti siamo rimasti tutti però piacevolmente sorpresi. Perché oltretutto, a parte la scoliosi, ma è andata a lavorare anche su questo meccanismo qui che aveva dei piccoli scompensi che solo lui poteva sapere. Quindi capitano delle cose che una signora di Pisa aveva avuto un incidente molti anni prima, cioè era una ragazza, mi telefona e mi dice mi sono accorta che mi si è spostata la mandibola. Dopo un po', settimana, 10 giorni. Quindi questa mandibola che aveva subito quell'incidente antico, in qualche modo si era rimessa a posto. Ora io vi farei vedere e poi lascio anche con calma la parola a qualche testimone che è qui e può parlare. A volte succede che, per esempio, delle persone che hanno avuto una grave scoliosi, le vedrete, qualche...
È chiaro che un muscolo dietro una scapola sia più sviluppato dell'altro, cioè una scapola mi rimane sempre un pochettino più alta. C'è e consiglio di fare un po' di attività fisica, magari diversificata, per poter pareggiare anche il muscolo che ha subito e che è stato un pochettino dormiente, no? Diciamo, in quella situazione. E quindi consiglio sempre di aiutarsi anche con un certo tipo di attività fisica, no? Questo sia per le anche sia per le scapole, è giusto completare il tutto, no? Perché una fase patologica precedente ha portato sicuramente anche dei muscoli a essere più attivi e altri meno attivi. Quindi secondo me giusto sarebbe, dipende insomma dalle situazioni, ma comunque lavorare anche su sotto quel profilo lì, no? Qui si ribadisce il concetto della scuola che in un solo incontro nella vita, quindi ribadisco, non ci sono né manipolazioni e né successivi incontri. E senza alcun contatto fisico è possibile eliminare per sempre le inclinazioni del bacino che si raddrizza, ripristinando la lunghezza delle gambe che diventa uguale. Spalle e scapole si armonizzano, permettendo alla colonna vertebrale di allinearsi, annullando antiche deformazioni con conseguenza correzione della postura. Diciamo, questa è una foto dove io sto misurando le scapole, la colonna e il bacino, quindi la prima fase è quella della misurazione. Certamente non si va a misurare al millimetro, però è pur sempre attendibile perché viene appoggiata una riga sotto le scapole, in genere si appoggia bene, e da lì anche la persona lo vede allo specchio se questa riga è dritta o non è dritta. Quindi, e lo sente anche come viene appoggiata, quindi non c'è possibilità, ecco, di errore. È una misurazione semplice, però ritengo attendibile. Poi cosa faccio? Noi delimitiamo i calcagni con un proprio il calcagno dove comincia che cambia il colore, viene fatta una linea e sui malleoli. Poi con una manovra di addrizzamento del tendine vengono avvicinati, che poi corrispondono sempre a quello che la persona sa già, sa che un piede batte in un modo o un altro nell'altro. Questa è la fase dell'allineamento, cioè viene mandata energia a distanza come chi conosce il Reiki lo sa. Il Reiki è, quando si manda il Reiki a distanza è sostanzialmente la stessa cosa, solo che è un invio di un'energia un po' più forte che ha un preciso scopo, però la tecnica è praticamente quella. Dunque, qui prendo le misure bacino e scapole. Le misure vengono prese prendendo dei punti su ogni calcagno, là dove cambia praticamente il colore e viene delimitata alla fine. Poi vengono avvicinati e da lì facciamo anche delle foto perché si vede se una caviglia è più alta e una è più bassa. In genere, appunto, dicevo, le persone già lo sanno questo, quindi cioè, mi corrisponde, me l'hanno già detto, oppure questa cosa la so, oppure consumo la scarpa X in maniera differente. E quindi questa è la fase di allineamento, quindi di invio dell'energia a distanza. Quindi, come vedete, la persona non viene minimamente toccata. Poi ricontrolliamo la. Rifacciamo le foto riavvicinando le caviglie e lì c'è la constatazione e quindi la persona che poi dopo si alza lo sente che ha ricevuto un qualcosa di straordinario, no? Lo percepisce. Spesso le persone poi si mettono, camminano, lo sentono un maggiore radicamento a terra perché hanno proprio la sensazione di avere un appoggio diverso. Allora, come vedete, nella slide di sinistra non c'è molto, però abbiamo una gamba un pochettino più, risulta essere più corta dell'altra. Dopo il processo, a destra le abbiamo uguali. Questo è, tra l'altro, non è uno degli esempi più significativi, guardate anche questo. Qui si tratta di una persona di età che aveva un discreto dislivello che poi invece è andato a sparire. Anche
anche questo, vedete? Qui qualcuno c'è che può dire qualcosa. Qui si tratta di 3 centimetri di differenza, azzerati. 3 centimetri sono tanto, perché un plantare può arrivare a 2, non a 3. Guardate questa signora, guardate nella slide di sinistra il gonfio che ha. Quella è una scoliosi trattata con un busto per 12 anni. Lei aveva problemi al bacino e alla schiena tali da... è un'impiegata e mi raccontava che aveva dei problemi e stava male solo all'idea di andare in bagno, di doversi alzare dalla scrivania perché aveva dolori da tutte le parti. Non appoggiava bene la schiena, quindi una parte più alta, una più bassa, dolore al bacino, in mani. Bene, vedete com'è andata via. Ora lei non si riconosce più perché quel bozzo, chiaramente, come altre persone, lentamente se n'è andato. Questa persona mi ha telefonato oggi, costernata perché avrebbe voluto venire. Lei, sempre il solito problema, un bozzo nella parte posteriore destra, e è proprio appoggiato lì, le sue scapole sono quelle, proprio sono entrata dentro, io quasi mi facevo male. E doveva portare il bite per fare qualche passo, che aveva dei dolori in mani e non poteva camminare, quindi dice schiava completamente. Bene, se volete vedere com'è andata via, così. Sì, e lei mi ha scritto, c'è sulla pagina Facebook Allineamento Vertebrale a Livorno, c'è un suo scritto. E lei ha detto, io sono felicissima, mi è cambiata la vita, è roba da non credere, io non ho più il bite, non ho più il busto, cammino quanto voglio camminare. Mio marito, che era scettico, tutte le mattine si alzava e diceva, mi fai vedere, l'andava a ricontrollare e ha dovuto constatare che è sparito tutto. Dice, io sto benissimo, non ho più bisogno di niente, questo l'ho scritto, adesso sto benissimo e non ho più bisogno di nulla. Lei mi ha detto citami, comunque dovete sapere come si chiama. Qua c'è qualcuno che qualcun altro conosce, che è venuto da fuori. Questa signora qua aveva un discreto dislivello tra le scapole. Eh sì, questa è mia sorella. Ecco, guardate com'è, guardate com'è andata via, la vedi? Uno e due. Bacino lo stesso, perché anche lei aveva problematiche al bacino. Guardate le caviglie com'erano. Lei aveva dei problemi grossi al bacino. Questa sono 2 centimetri di dislivello. Guardate com'è andata via. Questa è la situazione post-allineamento. Questo signore, ho scritto non c'è limite di età, 86 anni, è venuto da Piombino. Questa è la sua schiena, che poi sono quelle situazioni che si evolvono sempre in maniera più pesante negli anni, perché uno comincia ad avere una scoliosi da bambino, poi a una certa età veramente si piega in due. Ebbene, lui è entrato così, c'è la sua figlia, l'ha constatato lei, c'è stata anche lei, ecco com'è andato via. Questo mezz'ora dopo. Sì, sì. Doveva tornare a Piombino, quindi cioè. È stato veramente commovente, ecco, quest'uomo è tornato, anche lui ha fatto tanti chilometri, questo signore è venuto da Parma e aveva anche delle ernie, e quindi vale il discorso che ho fatto prima, con una situazione così lui aveva una S di compensazione nella colonna vertebrale e questa S va a premere nelle ernie, perché gioco forza, si comprime se non è dritta, no? Questo è andato via così, bello dritto. Ecco, questi sono, come dicevo, questo è un collega che alla scuola ha allineato un neonato, semplicemente li ha mandato, non si toccano, si manda energia a distanza, ma dicevo, questi casi sono bambini appunto neonati,
cioè non possono aver subito qualcosa in questa vita. Qui è tutta roba che è una zavorra energetica proprio esistente fin da prima della nascita. Io, come vi ho detto, mi è capitata una bambina di 4 anni che era una tragedia, ma una tragedia. Lei dovevano mettergli il busto, è venuta da Milano la mamma, dovevano mettergli il busto, era proprio candidata all'operazione. Sapete, voglio dire, è pesante, eh? Ecco, soprattutto anche una... Bene, e la mamma l'ha vista, l'ha constatato di persona, si è commossa talmente tanto perché quando la bimba è scesa, come dico io, a volte ci si può mettere la bolla, no? Sia le gambe uguali, le scapole uguali, perfetta, problema risolto. Anche un'altra persona, un signore che è entrato per altri motivi qui, e mi dice: "Ma cosa fate qui? Questo e quest'altro, ma cos'è questo?" Gli ho spiegato che cos'era l'allineamento. Dice: "Io ci capisco il giusto. Però, siccome so che non ha controindicazioni negative o effetti collaterali negativi, no, perché si tratta di energia e noi siamo fatti di energia, quindi un surplus energetico ti può solo mettere, diciamo, in assetto, non può fare altro." E quindi lui ha detto: "Ho una bambina di 10 anni, gli devo mettere il busto e gli ho già preso l'impronta." Era una tragedia anche quella. Una tragedia veramente forte. Bene, questo padre si è commosso talmente tanto alle lacrime, l'ha constatato da sé, è venuto con me, l'ha rimisura. Non c'è niente da dire, faceva, non c'è niente da dire. È felicissimo perché poi con la paura che fosse un effetto momentaneo l'ha controllata per non so quanto tempo, però poi alla fine ha portato anche la moglie e questo è. E quindi con... Sommo, prima era un po' incredulo, poi si è reso conto in effetti che la questione era completamente risolta. Questa bimba sì, aveva fatto l'impronta, ma non credo poi. Io le ho detto: "Fate quello che vi pare, perché giustamente, ma prima di fargli un apparecchio, ricontrollatela, perché quasi sicuramente non sarà più la posizione di prima, la mandibola non è più quella." Poi, chiaramente, se ci sono delle situazioni dove la mandibola è piccola rispetto ai denti che spuntano, eccetera, quelle sono cose. Però l'impronta va presa quando si è fermato il processo di movimento. Allora, io qui vi faccio vedere qualche prova scientifica di quello che vi ho detto prima riguardo la persona di Daniele Gullallo. Lo potete vedere tranquillamente nel suo sito. E quindi io ho messo qualche slide dove lui, nell'andare alla scuola ha potuto rilevare questa fenomenologia e ho cercato insomma di darvi qualche esempio. Questo è appunto alcuni rilievi sul fenomeno certificati da Daniele Gullà e qui c'è una relazione tecnica che lui naturalmente ha poi pubblicato, no? Quindi io passo proprio alle prove scientifiche in questo momento. Cioè, non ce ne dovrebbe essere bisogno, in quanto oramai sulla fisica quantistica dovremmo avere capito qualcosina, anche se tutto sommato, diciamo, nelle scuole ancora non è che viene proprio trattata. Allora, lui ha usato la gemella di Futura che è montata sull'ultima sonda NASA approdata su Marte. Qui lui dice con cosa ha fatto questi rilievi, tutti questi macchinari qui. Le fotocamere professionali che hanno dei range particolari, le ottiche al fluoruro di calcio, insomma, varie UV, IV e quant'altro, non ci capisco nulla, ragazzi, guardatele voi, però sta tutto nel suo sito e quello che dice, c'è un curriculum vita di una trentina di pagine, quindi vi potete rendere conto. Lui ha rilevato un campo aurico, noi si chiama campo aurico, comunque è un campo energetico prima del trattamento. Quando dico abbiamo diversi corpi sottili, faccio riferimento a questa situazione, cioè noi abbiamo diversi corpi sottili. Lui con questa macchina ne ha un po' monitorato un po' la globalità, no? Come vedete ha delle frequenze particolari che vanno dal giallo al verdolino. Ed è un campo molto sconnesso. Guardate com'è dopo il trattamento questo campo aurico.
E vedete le frequenze come sono armoniche, come sono, vanno a frequenze di Hertz. Qui sembrerebbe il contrario, comunque insomma vanno dal violetto blu perché sono frequenze, diciamo, salutari, quelle frequenze di armonia. Questo appena fatto l'allineamento. Guardate questo, l'emissione di fotoni che lui ha immortalato durante il processo di allineamento. Vedete questa lingua di fotoni, come lui la definisce, che sovrasta l'operatore che manda l'energia. Quindi una persona che vede un operatore fare un allineamento dice: ma che fa questo? È matto, no? Ciao. E invece, viva Dio, ora anche la scienza riesce a documentare quello che succede. Cioè, per quanto mi riguarda, io lo sento addosso, perché se ne faccio 2 ore, in ebollizione, quindi le sento io queste cose, questi campi li sento Ma sicuramente. alcuni casi si vedono. Qualcuno sensibile l'ha anche visti, sì, è vero. Comunque vedete questa lingua di fotoni che proprio passa, sovrasta la persona, sovrasta l'operatore. Questa è un'altra rilevazione fatta con un altro sistema, un'altra macchina, dove si vede l'energia che praticamente viene mandata dai piedi, perché solitamente si fa così, e passa, transita proprio tutto sotto la colonna vertebrale del soggetto. Quindi in questo transito va a fare un'opera di pulizia, va a spazzare le memorie cellulari. E quindi si conclude praticamente qua. Cosa facciamo noi? Dopo che è avvenuto tutto il processo di allineamento, in genere io e qualche persona che mi aiuta, un reichista, facciamo una seduta Reiki alla persona. Perché? Perché questo invio di energie fotoniche che passano sotto la colonna è piuttosto consistente, andiamo ad armonizzare poi tutta quanta la figura, quindi trattando da un punto di vista energetico tutte le varie zone del corpo, in modo che si armonizzi tutto questo. Finita questa fase, rimisuriamo la persona. Quindi di nuovo le gambe, rifacciamo le foto sul risultato, la persona scende, si prova a sentire com'è diversa, perché capite anche voi che se ci sono due piedi che non battono alla stessa maniera, dopo una persona sente la differenza, addirittura molti pensano di essere storti dopo. Cioè, fa proprio questo effetto contrario, perché dice: mi sono abituato ad essere storto, adesso un diritto mi sembra essere storto. Sì, lo fa, e quindi però camminando, insomma, si avverte questa, l'ho provata anch'io, questo senso di maggiore adesione, no? Con i piedi. Che lo scheletro ti sostiene, prima non lo Sì, e sentivo. poi si avverte Sì. anche una maggiore leggerezza, perché l'equilibrio di una persona, se una persona è in equilibrio si sente più leggera, che non ha una cosa, se si stanchi di meno, perché essendo in perfetto equilibrio si stanchi meno, quindi senti in equilibrio e la colonna non ti pesa, ecco. È talmente, noi siamo studiati bene, ragazzi, ci hanno pensato bene, siamo noi e roviniamo tutto tante volte, no? E quindi niente, provvediamo a rimisurare la colonna vertebrale, vedere le scapole, che poi se le scapole chiaramente recuperano quello che da recuperare e tornano in perfetto assetto, gioco forza, le S preesistenti non ci sono più, quindi è completamente centrale la colonna dritta. Quindi non ci stupiamo se c'è qualche doloretto dopo, eh? Non ci stupiamo. È normale, un po' di surriscaldamento, qualche doloretto, qualche cosa Dopo al non succede bacino. niente, No. cioè dopo non è che si torna indietro, No. no? Mai. No, perché è Non una succede. pulizia di memoria cellulare. La pulizia fa sì che queste zavorre di memorie energetiche pesanti sotto le quali una persona si curva, che arrivano appunto da lontano, se non ci sono più. Non ci sono più. Infatti io una domanda che ho fatto al mio maestro, ho detto: però se una persona ha un trauma discreto, che lo fa ricurvare su se stesso in qualche modo, lui mi ha detto no, perché quello è un problema immediato che incide sulla muscolatura.
E quindi il soggetto è riversato, ma da un punto di vista di muscolatura, di legamenti, no, su se stesso, basta intervenire con una seduta di Reiki, un rilassamento, cercare, ecco, di risolvere un attimino, parlandone anche questo problema, che da un punto di vista osseo la questione è immodificabile. La scifosi e le lordosi, per quello che ho potuto vedere io, in genere sono più lente, cioè in un primo momento la maggior parte recupera il 50%, poi piano piano, a distanza di qualche tempo, chi ci mette qualche mese, gli si riduce ulteriormente e quindi anche su questo, però è meno veloce del resto. Le lordosi e le scifosi, però io l'ho visto che sul subito c'è questa risposta, però non è totale e nel tempo, io ho visto persone che sono ritornate, le ho ricontrollate, nel tempo sono sempre più dritte, cioè è proprio quel qualcosa che continua a lavorare. Quello che dicevo prima, il trattamento di allineamento vertebrale comporta un assestamento graduale del corpo che necessita di un supporto ulteriore per ritornare in linea, cioè un po' di ginnastica. Realizzare un programma di attività fisica che preveda un'attenzione tesa all'eliminazione di cattive abitudini e un particolare riguardo anche alla dieta alimentare, quello si sa. Quindi io sono arrivata in fondo, grazie per l'attenzione. Ora io la cash. A questo punto io avevo programmato di far venire qualcuno che vuole esprimere, visto che ha avuto questo tipo di esperienza, proprio in tutta sincerità, col cuore aperto, qual è stata la sua esperienza. Allora, io grossi problemi di livelli non li avevo, a parte la spalla che avevo avuto un trauma a giocare a pallone verso i 20 anni. È andata fuori posto e mi era rimasta all'incirca 2 o 3 centimetri più bassa. E il naso, sempre un incidente da ragazzo, una ginocchiata, mi era rimasto storto. Sono venuto a fare l'allineamento vertebrale e l'ho fatto verso le 5 del Sono pomeriggio. 6:30 Cioè, siamo alle 6:30. Alle 7 arrivo a casa e mi sento differente, il naso praticamente era tornato dritto. Me lo vedevo diverso, però mi è tornato dritto. E la spalla era, ora è ancora leggermente più bassa, ma questo penso che sia una cosa ormai rimasta come, diciamo, sì, la muscolatura è rimasta più bassa, però è ritornata quasi in piano e io poi mi posso rimettere le mani qua su dietro. Beh, prima non E ci arrivavi. prima arrivavo qua. E anche come camminare, io per esempio sulle piedi, posso stare su una gamba sola, prima non ci stavo. Sarà stato una cosa psicologica, questo non lo so, però io su una gamba sola Sta prima non ci l'equilibrio, stavo. c'è poco di psicologico E dentro, è poi quello. come dicevo prima, quando cammini, quando ti senti più leggero, più a camminare, puoi Sì. stare in piedi senza. Ecco, uno si mette, c'è una conferenza o qualche cosa, a volte stando in piedi incomincia a sentire delle dolori, invece puoi stare in piedi anche 2 ore di fila e non senti più niente. Cioè, io prima, ho 65 anni, Hai fatto un po' di menanni, era una una cosa cura che di sì, ho calato un menanni. anno in questo senso, ho calato degli anni. E Perché poi è purtroppo non proprio il si va a discorso, come migliorare. diceva prima, di un trauma anche vecchio, roba di. Quello del naso avevo 14 anni, 13 anni, la spalla una ventina e mi sono tornati a posto. Cioè, questa è una cosa che subito, nell'arco dell'arrivare a casa ero già a posto, insomma. Questa è la mia Grazie, esperienza, sì. Poi. grazie. Lei è abbastanza Sono recente, nuova, l'ho eh? fatto un mese e mezzo fa. Sì. Ero stortissima, nel senso che la mia posizione più o meno era questa, credo, giusto? Ok, normalmente. E avevo una scapola da sempre, tutte e due, vabbè, un pochino fuori, ma da sempre molto molto fuori. Sapevo esattamente quant'era di differenza perché molte volte sono andata da, se ci sono le foto, da ortopedici per problemi a ginocchi e tutto quanto. Quando mi appoggiavo alle seggiole non riuscivo a prendere la posizione perché con la scapola non riuscivo a stare. Adesso la Vedi? posizione mia normale è questa. Avevo le, scusa, anche le spalle così, Sì, vero? no, Completamente. ora sì. Adesso io la mia posizione normale, quando sono normale così, non concentrata. Mi capita ancora di tornare ogni tanto così,
Ma mentre prima stavo così e mi dovevo ricordare di stare così, ogni tanto sto così e dico ah no, e mi rimetto in posizione. Quindi questo è... Avete visto com'era la sua scapola? Sai che era forte a dislivello qui. E adesso non sono, anzi, forse addirittura se cioè, senti, è tornata addirittura più indietro dell'altra. Sì, 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 sono uguali. Sì. C'era ancora, c'erano due qui era sì, parecchio, sì. Erano 2 centimetri. Guarda, c'è scritto erano qua. 2 centimetri qui e 2 centimetri su. Un centimetro due e mezzo. Un e mezzo. Un e mezzo, sì. Qui c'erano 2 centimetri di livello tra le scapole, vedete? Cioè, si vede com'è andata via, subito. Poi se c'è, se ci rimane, che so io, quella piccola cosa, si assesta... No, ma poi man mano, appunto, magari nei giorni successivi mi risentivo che andavo giù e ho detto... Invece poi, infatti l'avevo detto, boh, mi sento che sembra che sta tornando uguale, invece poi proprio ogni tanto mi sento e dico, ma no, e devo trovare ancora la posizione spalla, giusta, no, ancora devo trovare, anzi questa quando sono scesa gli ho detto, devo trovare l'equilibrio perché mi sembra, ma anche mentre ero sdraiata, lei mi faceva, io cercavo di muovermi perché dicevo, non so più come devo stare. Ah, comunque ha detto bene una cosa importante, l'ha detta anche lei, cioè l'ho provata anch'io, che prima stavo incurvata, dopo è come se adesso mi viene naturale stare col diaframma aperto. Sì. È una cosa naturale, non ma a me succede ancora di piegarmi, ma mi rendo conto subito. Poi sì. Ti rendi conto che non ci stai bene. Che non sto bene, sto scomoda. Mentre invece era al contrario, dicevo al contrario. No, non devo stare così, quindi mi rialzavo. Sì. E poi chiaramente ritornavo storta. Invece ogni tanto anche lei mi guarda e mi dice, ma ti siedi più neanche più come prima, che ero tutta sbracata così, tutta storta, tutto. E niente, quindi grazie. Grazie a te, grazie a te. Io sono Rosina, mi conoscete abbastanza. A parte io ero presente al suo allineamento ed è stato veramente molto emozionante. E poi posso testimoniare, l'ho fatto già da tempo, e è stata un'esperienza veramente positiva. Io avevo delle problematiche, per esempio avevo del problema alle dita, che avevo una deformazione, questa è una cosa che non ci avrei mai pensato, non ci ho fatto caso lì per lì, però qui avevo una deformazione abbastanza evidente e mi faceva proprio male perché mi sbatteva l'altro dito e cioè avevo proprio grosso. Una protuberanza ossea? Sì, tutte e due le dita, qui maggiormente, e nel giro di un paio di settimane mi sono accorta che non batteva più, ho detto ma qui mi è sparito, peccato non aver fatto una fotografia perché poteva essere una bella testimonianza, sì. Poi il bacino, che avevo un dislivello, è tornato a posto, avevo qui... Veramente era molto sì, evidente che come te e con il tempo si è spianato. Avevo un'inclinazione sì, qui anche molto evidente, mi faceva molto male, non riuscivo a stare in questa posizione, se dovevo fare delle cose dopo 2 minuti avevo dei forti dolori e mi è sparito completamente. Un'altra esperienza ci ho avuto con mio figlio. Ha 18 anni e anche lui lo stesso problema alla schiena, aveva forti mal di schiena e ho detto è arrivato il momento di fare l'allineamento vertebrale. Fra l'altro l'avevo fatto vedere per coincidenza, questa è proprio la coincidenza che mi ha fatto proprio vedere che c'era un problema che altrimenti non avrei mai visto. Questo forte dolore alla schiena più del normale, lui suona anche valmusicista per cui in quei giorni doveva fare un esame, ha detto dobbiamo fare qualcosa subito. E quindi l'ho fatto vedere da una fisioterapista, l'ha visto il giovedì e si è accorta facendogli fare dei movimenti che gli veniva fuori una scapola, questa, e poi aveva dei problemi al bacino, quindi ha detto dobbiamo fare una decina di sedute di fisioterapia, ok, plantare, sì sì, ok, e l'ho riportato il martedì da questa fisioterapista, ma nel frattempo il sabato mattina abbiamo fatto l'allineamento vertebrale. Comunque il martedì l'ho portato da questa fisioterapista per vedere e lei l'ha visto e ha fatto fare i movimenti e dice ma qui non so cosa è successo, ma la situazione è completamente cambiata, non aveva più il problema alla scapola, non aveva più il problema al bacino. Niente, ora,
Niente, a nuova. Per cui ora io non l'avrei mai scoperto se non ci fosse stata questa coincidenza. Per cui a volte uno va a fare l'allineamento vertebrale e non sa esattamente di avere un problema e non se ne accorge nemmeno. In questo caso non me ne sarei accorta. E qui è stata veramente un'esperienza sì, da testimoniare e da documentare. Sì, sì, sì. Una fisioterapista. Vieni. Vieni. Non ci credo. Vieni. Non ci credo. Ecco, questo è un altro bel caso, la signora Monica. Buonasera a tutti. Circa, non è ancora un anno fa, però niente, sono molto contenta perché io avevo il bacino roteato, la gamba molto più corta, la spalla anche più abbassata. Quanti centimetri erano? Tre e mezzo di piede. Non so se riuscite a vedere le gambe, però qui c'era un dislivello pazzesco nel bacino, doveva operarsi. Non so se riuscite a vederlo, se no ve lo facciamo passare, ve lo facciamo vedere dopo. Anche la schiena aveva delle problematiche notevoli. Niente, io ho avuto subito dei sintomi bellissimi, sono emozionata appena sono scesa dal lettino, perché finalmente appoggiavo il tallone destro, questo è stato fortissimo, che non l'ho mai sentito appoggiare come era in quel momento, ho anche pianto. Ci siamo tutti emozionati in quel momento. E poi subito l'ischi, proprio a seduta, l'ischi tutti e due pari. E addirittura i denti, la masticazione, si sentiva già che era già cambiata. Niente, io ora sto bene, cammino, non strascico più la gamba destra. Questa è stata veramente, era una limitazione per lei, le avevano detto. Anzi, operarsi. Addirittura mi chiedo, ma è più lunga ora la destra? La sento più lunga perché io... Sai, l'impressione di stare anni. Perché io non appoggiavo mai così, io non mi appoggiavo, ma mi appoggiavo così. Che era più corta, quindi ma non... Ma era una distanza che anche il plantare non consentiva poi di recuperarla. Era molto, molto forte. Quelle distanze che soltanto, insomma, si deve andare sotto ferri per recuperare. Sì, è stata un'esperienza bella, anche se posso dire cosa ho avuto in quel momento. Io direi che forse appunto... Allora, nel momento del trattamento, io ho avvertito proprio già dal momento del trattamento come se in me avvenisse un grande terremoto e grande calore. Certo, sembrava che il lettino vibrasse. Invece era proprio la colonna che in quel momento si stava spostando. Secondo l'entità dello spostamento la persona lo percepisce. Ci sono alcune persone che non hanno magari questo tipo di sensibilità oppure lo spostamento è minimo, per cui insomma tutto un grande terremoto interiore ho sentito e poi quando sono scesa le lacrime. Sì. Perché finalmente... Me lo ricordo, è stata qui, ha fatto dei giri. Non so per quanto ho camminato in questa stanza dicendo è una vita che non appoggio il tallone. E poi specialmente che seduta mi sono alzata come una molla. Detto, sì, cavolo, questo l'hanno detto anche altre persone. Cioè, anche dire... quella che aveva portato il busto, che non riusciva a alzarsi mai dalla scrivania. Comunque, ora sono una molla. Fermo che si cammina con meno fatica, come ha detto Vladimiro. Cioè, io veramente, sì. Si cammina con meno fatica, non... C'è un'altra esperienza. Buonasera, io non ero in programma e Maria Grazia non sa neanche quello che dirò. No. Allora, io... No, non lo sa. Guarda che ti registra. Pazienza. Allora, io sono caduta in casa una ventina di anni fa, frattura scomposta del coccige. Dolori, non vi dico. Il bacino ovviamente si era adattato alla posizione meno dolorosa, ruotando in avanti. Faccio l'allineamento 4 mesi fa, 4-5 mesi fa, al di là del raddrizzamento, del mal di vita completamente sparito. Per altre ragioni vado da un osteopata perché ho le ginocchia che sono messe male, dovuto al peso, dovuto all'età, dovuto a tutta una serie di cose. L'osteopata mi fa la sua visita e gli spiego cosa ho avuto. Gli ho detto, guardi, a me mi hanno detto che ho il bacino girato, ho avuto frattura scomposta del coccige, gli ho portato tutte le cose, lui mi ha rimisurata
come misurano gli osteopati, e lui mi ha detto: è sicura di aver avuto la frattura scomposta del coccige? Perché qui non sembrerebbe poi una cosa così come lei me la sta raccontando, per cui evidentemente con l'allineamento mi si è ricomposta anche la frattura, e effettivamente io non soffro più di mal di vita. Le ginocchia sì, però il mal di vita, ma le ginocchia è dovuto all'artrosi, all'artrosi, è artrosi, per cui ecco, il medico da cui vado comunque non gli ho spiegato cosa ho fatto, ora glielo spiegherò la prossima volta che ci vado, certo che glielo spiego, perché lo sai che ce l'ho, li porterò anche questo, perché effettivamente io ci ho ripensato oggi mentre ti telefonavo, ho detto: ma guarda, a Maria Grazia questa cosa non gliel'ho mai raccontata, però in realtà c'è anche questa di testimonianza. Se è vero che non ero prevista, ma se c'è un attimino di spazio la voglio raccontare. Grazie, grazie a te. Niente, anche io avevo il problema del bacino, che mi si spostava. Quindi... 2,5 cm. Quindi... alla schiena e 2 alle caviglie. L'avete vista comunque quella che ci ho fatto 3 segni, perché l'avevo anche messa a sedere per capire quanto ruotava anche nel star seduta. Era veramente pazzesco. Ero la paziente per il dottor Augusti, ero continuamente da lui per farmi girare questo bacino, che periodicamente mi portava dei problemi. E la sciatica, ovviamente, per cui è una conseguenza diretta. Quindi anni e anni andavo da lui e lui mi abbr- sì, lui ovviamente mi abbracciava, perché è ovvio. E niente, poi dopo questo allineamento non ho più avuto nessunissimo problema di sul momento hai patito un po'. Sì, sul momento sì. Però dunque io questo l'ho fatto ad aprile dello scorso anno, quindi siamo quasi a un anno. Avevi un po' di dolore, sì, perché il bacino probabilmente era proprio un po', insomma, compromesso, abbastanza compromesso, quindi per recuperare si è mosso tanto, quindi li procurava un po' di dolori all'inizio, poi sono stata veramente bene, non ho avuto più problemi, anzi è stato l'inizio di un percorso. Sì, quello poi si è portato dietro tante cose, cioè proprio psicologico, sì. Infatti, fino a quel momento non mi sentivo pronta per fare Reiki e tutto il resto, invece poi a distanza di pochi mesi mi sono sentita, si è aperta con una bella porta, una porta, una centratura di energia, che porta a vedere le cose in un'altra maniera, sì. E quindi, però adesso sei pari con i piedi, con il bacino. Ci sono. No, camminavi in maniera veramente male, poi soprattutto anche nella postura, nello stare a sedere, visto anche al lavoro. Invece ora mi vedo sempre ben appoggiata dietro, cerco sempre di stare, cioè va da sé, non è che sono io. No, lo so, perché l'ho provato anch'io, quindi so che funziona così. Quindi è così. Bello, grazie. Buonasera, sono Emanuela e anch'io ho fatto l'allineamento. Cosa avevi? Allora, io ho avuto un incidente 10 anni fa, all'incirca, e praticamente facendo questo allineamento mi si è spostato il bacino. Facendo questo allineamento. Cosa mi ricordo, mi dicevi che hai problemi nell'allacciarti la scarpa? Anche, poi sì. E facendo questo allineamento mi sono trovata sdraiata, e dopo penso 5 minuti, forse 10, sempre stando con la stessa posizione, ho avuto l'impressione di avere un bottone che si apriva al bacino. E quindi era il bacino che si stava adagiando al lettino, e questa cosa mi ha impressionato tantissimo in positivo. E poi ho notato che mi ha cambiato tantissimo nel carattere, cosa che mi aveva fatto presente. Mi fa piacere che tu mi dica anche questo aspetto, perché non si parla molto Infatti mi diceva. A me ha fatto un cambiamento enorme. Sono sempre la solita persona buona, certo, e carità, però il fatto che magari mi sono allontanata alcune persone che le temevo come zavorre per non. Che è una persona più decisa, sì, più centrata su se stessa. Per non offendere non dicevo mai cose che magari tenevo dentro, e poi alla fine ti liberi e dici tutto quello che vuoi relativamente. E, parole che scappano di bocca, nel senso, non dicevo, ma
ci ho messo anni, non ho mai detto niente e ora così da una settimana all'altra mi impressionavo. Sì, esatto. E te stessa, semplicemente. Infatti ora questo ce n'è più maschere, l'allineamento si spaventano le maschere. Lo sto consigliando a amici a cui voglio bene e sento che sono come ero io, buona e, come si può dire, timorosa di dire. E allora penso che può far bene anche agli altri. E va bene, mi sono trovata bene. E ti allacci la scarpa. Mi allaccio la scarpa e durante l'allineamento ho sentito un sacco di energia nella stanza che non riuscivo a capire e poi successivamente il discorso del chakra ha cominciato a aprirmi in un altro mondo. Sì, e non è una cosa facile per chi si avvicina la prima volta. Normalmente tutta questa dose massiccia di energia la intuisce una persona che insomma un pochettino o che ha avuto il Reiki o che insomma un po' qualche trattamento che sa riconoscerla, no? Mi vengono anche persone di una certa età che chiaramente non, oppure non hanno l'orecchio, o anche ragazzi che non si accorgono di nulla, quindi non è una cosa molto facile, ecco. A me ha cambiato la vita. Grazie a te, grazie a te.